ragazzi, sono Rospo Carnetto. Ci troviamo nel villaggio dell'amicizia. Perché si chiama così? Lo scoprirete insieme a me. Seguitemi. Poi a voi due vi aspetto al covo, mi raccomando. Che bene. Oh, eccolino. Oh, Paige, devi fare una dieta più equilibrata. Mannaggia, corri. Guardate dove mettete i piedi. Bambini, ragazzi, venite qua, presto! Vi devo dire una cosa molto importante. Abbiamo saputo che zio Paul e zia Rosy hanno bisogno di tante cose. La legna, il mangiare. Per piacere, ci potete aiutare? Tu, ad esempio, cosa puoi portare? Io porto la legna. E allora porto i fiammiferi. Bravo. Io porto la torta della mamma. Che buona. No, tu i dolci non li mangi, Io posso portare la crostata con il lampone che mi ha fatto la mia nonna. Buona. E tu, piccolina, cosa puoi portare? La torta della zia. Buona. Bravi. Ascoltate. Ci vediamo fra un poco quando cala il sole. Mi raccomando, bambini, non andate via da soli, Ok? Ciao, bambini! Ciao, Arlina! Ciao, Paige! Ciao. Ci aspettiamo! Abbiamo portato da mangiare per zia Rosy e zio Pollo. Tu cosa hai portato? Io ho portato una crostata di lamponi che ha fatto la mia nonna. E tu? Io ho portato un sacchettino di caramelle. Paige! Ma dove sono andati, ragazzi? Non lo so, non li vedo. Non ce l'ho fatta a camminare. E meno male gli ho detto di aspettarci qua. Di non muoversi. Paige, guarda! Ti aspetto! Oh, mi sa proprio che ci siamo persi, ciurma. Oh, mi sa proprio di sì. Io ve l'avevo detto di aspettare Ercolino. Chiediamo aiuto. Sei sempre il solito fifone. Io non mi ricordo neanche più dov'è casa mia. E voi? Io proprio non lo so. Ragazzi, sta arrivando il colino. Ho paura. Tutto bene? Ciurma? Per favore, il colino, ci accompagna a casa di zio Paul. Fidatevi di me. Ma guarda, io ho paura di attraversare il bosco la notte. Sarò all'altezza della situazione. Se lo dici tu? Ora salgo sulla vedetta e scruto la strada. Vedetta? Quale vedetta? Ora vi faccio vedere io. Ercolino, ma cos'è quell'affare? È un cannocchiale speciale che scruta la notte. Eccola! La casa di zio Paul! Dai, ciurma, siamo quasi arrivati! In marcia! Avete visto, bambini? È vero che ci siamo stancati, però abbiamo portato le crostate, la legna per il fuoco! Siete felici? Sì! Come sono le crostate? Sono buone, Buone! Fare un bel gesto di amicizia riscalda anche le serate più gelide. Fate come noi, acquistate il paletto della Gebeo e riscalderete i cuori di tanti bambini. A Natale dona il panettone a Gebeo e sostieni le famiglie dei bambini ammalati di leucemia. Facciamo che sia un bel Natale anche per loro. Auguri e buone feste!